Anita, tu hai una storia molto particolare. Tu hai due lauree, hai lavorato per brand importanti ad altissimi livelli nel marketing, poi a un certo punto durante il lockdown la tua vita è completamente cambiata e hai iniziato a fare la sex worker. Durante il lockdown mi sono ritrovata a casa dei miei in campagna, nel Novarese, senza lavoro. Io sono sempre stata un'esibizionista. Il mio compagno, il mio fidanzato, mi ha detto: senti, tu sai che c'è una piattaforma che ti permette di postare contenuti erotici ma anche porno. Era il momento giusto per lanciarmi nel mondo del sesso. Se tua figlia un giorno venisse a dirti: anche io, mamma, voglio fare il tuo stesso mestiere, la sex worker, tu cosa le diresti? Sicuramente non ti direi di no, ma io te lo sconsiglio, o perlomeno te lo sconsiglio a 20 anni. Perché? Perché tutta la vita davanti. Perché se tu metti la tua faccia, ok, il tuo nome, il tuo cognome, anche pseudonimo, perché tanto poi viene a sapere chi è la persona, nel sex working, poi non potrai fare più nient'altro, perché ti sei giocata la reputazione. Quanti cuoricini! Ciao ragazzi, sono meravigliosa, anche tu sei fantastico. I tuoi genitori invece come l'hanno presa? Mamma, tranquilla, insegno. Non insegno storia, non insegno italiano, ma insegno sesso. Adesso ho una videochiamata in agenda con un mio fan, un mio follower, che ha delle esigenze particolari. Ma fino a quanto si può arrivare a guadagnare facendo questo mestiere? Simona, c'è chi arriva a guadagnare anche cifre importanti. Ovviamente ti ci devi applicare, ti ci devi mettere, devi avere un buon bacino di fan, ok?